Un saluto a tutti e bentornati qua sul canale da Mauri. Questa volta vi voglio informare di una cosa che appunto ho letto di recente riguardo al fatto di un nuovo simulatore di guida. Quindi si tratta di due case che si sono praticamente unite, che sono la Razer Studio e a sua volta la Strite 4, che adesso andremo a vedere, andremo a leggere proprio l'articolo, che praticamente si sono unite per cercare di costruire, hanno già iniziato una collaborazione appunto per cercare di sviluppare un titolo nuovo di Sim. Ricordo che appunto i Strite 4 sono coloro che hanno dato i natali a GTR e a GTR 2, quindi hanno una loro certa competenza di fare Sim, giochi Sim. Non so quanti di voi si ricordano, ma sicuramente quelli che hanno qualche giorno in più, sicuramente si ricorderanno appunto di GTR e GTR 2, che sono stati titoli veramente fantastici. E hanno praticamente collaborato insieme a Razer Studio appunto per andare a fare questo nuovo simulatore. Ma andiamo a leggere qualcosa nel dettaglio. Quindi andiamo a leggere qui. Strite Studios 4 unisce le forze con la Razer Studios, appunto. Dopo aver riunito la maggior parte del team dai tempi di GTR, GTR 2, Strite 4 Studio sta lavorando a un successore del popolare serie di Sim con il titolo provvisorio di GTR Revival. Ora è lo sviluppatore si è assicurato il supporto in uno studio dedicato. Razer e Strite 4 hanno confermato una partnership strategica. Quindi, dato che la Razer sta utilizzando il Madness Engine di Automobilista 2, il legame con CEO Strite e Ian Bell diventa chiaro. Bell era dietro le finte. Vabbè, qui racconto un po' la storia, che praticamente si conoscevano già dai tempi di Project Cars. Saltiamo un pochettino, andiamo avanti. Renato e io abbiamo discusso su queste possibilità per molto tempo, risalendo a quando stavamo creando Automobilista 2, afferma Bell. Tutti noi di Strike 4 siamo rimasti enormemente colpiti da ciò che Renato e il suo studio sono stati in grado di creare in termini di sensazioni e maneggevolezza in Automobilista 2. Quindi, qui, decisione facile per Razer. Simioni, ricordo sempre che Simioni è il capo team, diciamo, dei Razer, spiega perché due studi alla fine si sono uniti. I nostri studi sono sempre finiti su progetti diversi in tempi diversi, ritardando qualsiasi tipo di decisione. Infine, con Ian e il suo team, sta lavorando duramente sul prossimo gioco. Era il momento giusto per noi di unire le forze. Al brasiliano è piaciuto quello che ha visto finora nello sforzo di Strike 4. Aver visto all'interno del nuovo progetto Strike 4 sta lavorando e ha reso questa decisione facile. Beh, comunque, in poche parole, hanno visto un po' il lavoro, appunto, i Reza hanno visto il lavoro che stanno facendo appunto di Strike 4, gli è piaciuto, hanno ovviamente siglato questa, diciamo, unione per proseguire a creare questo gioco, e quindi un'alleanza promettente, soprattutto considerando il sistema brevettato di commento ingegnere di gara basato sull'intelligenza artificiale di Strike 4, che è stato dimostrato per la prima volta utilizzando Automobilista 2 e Project Cars 2. Unire i talenti nel nostro studio è una notizia entusiasmante per tutti noi di Strain 4, e sono davvero, e sarà davvero anche una notizia fantastica per l'industria delle corse di Sim nel suo complesso, afferma Bell. Quindi questo significa che lo sviluppo in corso di AMS2 non è ancora chiaro. Tuttavia, Simioni promette aggiornamenti molto presto. Nei prossimi giorni avremo ulteriori notizie sul nostro portafoglio di giochi, bla bla bla. Quindi probabilmente ci sarà questa collaborazione con questo gruppo, che oltretutto probabilmente aiuteranno addirittura anche nello sviluppo stesso di Automobilista 2. Ma andiamo anche a vedere ora, perché poi sono andato a vedere ovviamente il sito, cioè un sito che ha parlato direttamente appunto di GTR. Ci sono due notizie da andare a vedere in approfondimento. Andiamo a vederlo subito. Ecco, qui ci troviamo sul sito Traction. Adesso qua andiamo a vedere cosa dice GTR Revival, tutto ciò che sappiamo finora. Quindi GTR Revival è il nuovo entusiasmante progetto dei nascenti Strike 4 Studios di Ian Bell, con il contributo degli ex studenti di sviluppo GTR 2. Condividiamo tutto ciò che sappiamo finora del gioco. Che cos'è GTR Revival? È il successore spirituale dell'apprezzatissimo gioco di corse GT 2006 del 2006 GTR 2, un titolo creato da Sim Bean e Bill. Mi ricordo che Sim Bean sono sempre quelli di Razer, che hanno appunto anche poi sviluppato Razer, e ai tempi avevano anche sviluppato Razer 07. Chi sta sviluppando GTR Revival? Ovviamente, ragazzi, queste notizie che sto leggendo adesso qua forse sono magari di qualche giorno prima, cioè, perché ovviamente abbiamo letto adesso che ci sarà una collaborazione con i Razer. Qui mi sembra che forse non lo dica ancora. Comunque, vediamo. Strike
sta sviluppando GTR Revival, un team composto da gran parte di personale responsabile appunto del GTR, tra cui Steven Basebard, Audio, Kenzie, vabbè adesso qui non andiamo nel dettaglio, anche l'ex Stig di Top Gear, Ben Collins, è a bordo come Keith Elney. Addirittura, vedete, addirittura abbiamo il nostro Stig, appunto, che collaborerà appunto in questa versione, il CEO di Stike Studios e l'ex SEAL di Mac Studios, vabbè, qua ci sono tutti i vari nomi. E qui possiamo vedere Jan Bell è questo signore qua con gli occhiali. E poi abbiamo: quale motore di gioco utilizzerà GTR Revival? GTR Revival utilizzerà l'Unreal Engine 5. Come indicato da un tweet del capo stylist di Young Studio, nel tweet Bell ha utilizzato le immagini di una demo tecnologica di Unreal disponibile gratuitamente, bla bla bla. Quindi, poi GTR Revival sarà una simulazione? Jan Bell, scusate, qua arrivano sempre i messaggi. Jan Bell ha dichiarato che GTR Revival sarà fortemente ispirato sia da Project Cars 2 che da GTR 2, indicando che tenderà alla simulazione, speriamo bene. Mi fido più di GTR 2 che non di Project Cars 2, anche se vabbè, Project Cars 2 comunque in confronto a Project Cars 3, forse tra i Project Cars l'1 era il più bello, sicuramente, personalmente. Poi allora, hardcore, palla al muro, nessun compromesso, questa è la citazione, quindi vedremo. GTR Revival presenterà solo auto GT? No, GTR Revival presenterà anche una varietà di auto da corsa e da rally, quindi ci sarà molta varietà, ragazzi, con la possibilità anche delle auto da strada, carina. Tanto ecco, vediamo qua una foto già del dettaglio, sembra, a vedere così sembra già molto molto bello. Poi ovviamente queste sono tutte cose che lasciano un po' il tempo che trovano, cioè ovviamente sono immagini, però non sappiamo nulla. GTR Revival utilizzerà il chatbot AI per fornire commenti generati dall'IA a chiacchiere di ingegneri, cioè quindi sarà un ingegnere con un'IA, con una IA ovviamente più sviluppata, quindi questa è una cosa abbastanza interessante. Poi vedremo poi se tutto questo sarà veritiero, se sarà appunto ben sviluppato. I video di anteprima mostrano il sistema che funzionano perfettamente ed è decisamente qualcosa di diverso nelle corse sim. Siamo entusiasti di vedere come andrà a finire nel gioco finale e come vengono recensiti coloro che forniscono i vizi di base. Allora, questa è una cosa interessante perché, come abbiamo letto prima, appunto nella notizia su Race Department c'era proprio un cenno riguardo appunto l'ingegnere, quindi senz'altro questa potrebbe essere una cosa veramente veramente interessante. GTR Revival avrà le mod? Sì, GTR Revival sarà quasi completamente modificabile, con Bell che afferma: abbiamo in programma di rendere GTR Revival la piattaforma auto più modificabile di sempre, ambienti, automobili, audio e soprattutto una suite di fisica completamente equipaggiata. Creatori esperti potrebbero persino essere in grado di vendere i loro prodotti nel nostro marketplace, cioè pensate che roba, un simulatore completamente configurabile addirittura da un modder che può vendere la sua mod direttamente nel marketplace tipo su Steam, che okay. Spettacolare questa cosa, un po' come succede già adesso, come già avviene per Assetto Corsa, non è che è una, cioè, però è una cosa molto interessante. GTR Revival sarà reso disponibile per console. GTR Revival è stato confermato per console, come twittato da Jan Bell. Tutti e tre i giochi di Project Cars hanno ricevuto anche versioni per console e PC. GTR Revival utilizzerà il crowdfunding, vabbè, qui ovviamente qua chiede adesso un discorso di monetizzazione per raccogliere da fondi, comunque ora andiamo avanti. GTR Revival presenterà suoni realistici del motore. Il direttore audio di GTR Revival, Present Biased, Stephen Bysted, madonna come l'ho letto bene, ha dichiarato che uniremo la potenza delle più recenti tecnologie audio multicanale con i modelli di veicoli sonori più dettagliati per portare a livelli senza precedenti di immersione, eccitazione e fedeltà al giocatore. Ovviamente queste frasi sponsor così prendiamole sempre con calma. Comunque, diciamo che ci sarà sicuramente una cosa interessante. La brutalità del motorsport è il nostro obiettivo principale. Beh, questo mi piace. Questa è la frase. Ecco, per poter dire solo quello, è già molto meglio. Questo è culminato finora in una clip audio viscerale di un motore da corsa Cosworth. Vabbè, allora ascoltiamolo. Sentiamo. Wow, il pop-up si sente tutto, eh?
Interessanti, interessanti, interessante ragazzi, interessante. Quando uscirà Revival? Allora, GTR Revival ha una data di uscita non rivelata in questo momento. Informazioni corrette parlano addirittura, qua si parlava addirittura del 14 febbraio 23. Quindi queste notizie che abbiamo letto adesso ovviamente sono decisamente un pochettino più indietro, ovviamente, anche perché comunque appunto se le informazioni davano addirittura un'uscita in febbraio 2023, questo non è stato, quindi non è così. Però noi abbiamo letto ora le ultime aggiornamenti appunto su Race Department che ne hanno parlato e forse addirittura ci sarà un cambio di motore grafico, ma questo non è dato sapere perché ovviamente lì si è parlato del Madness della Race che forse subentrerà al posto della Unreal Engine 5, ma tutto questo lo vedremo nelle prossime avventure di questo sviluppo di questo gioco. Comunque ragazzi, senz'altro questo GTR Revival sarà senz'altro un titolo da tenere sott'occhio perché comunque ha delle potenzialità e vedremo appunto dove andremo a parare. Bene ragazzi, io spero di esservi stato utile con questa informazione, almeno per me lo è stato perché mi è interessato come l'ho letto e mi è interessato subito, anche perché comunque come detto è aperto un sacco di cose, immagino anche personalmente cose storiche e via discorrendo, quindi senz'altro c'è dell'interesse. Bene ragazzi, con questo io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, ciao da Mauro.